Entra in area, interviene Balzano in qualche modo. E palla che va a finire nel calcio d'angolo per il quarto calcio d'angolo del Figline. Uno solo i calci d'angolo battuti dalla Cisco Roma. E come al solito, anzi questa volta, si appresta a battere il calcio d'angolo alla destra della porta di La Fuenti. Questa volta è Consumi la battuta, Consumi sul primo palo, Iacona di testa e La Fuenti fa un miracolo perché è coperto dai giocatori, ancora la palla viva, attenzione, palla che si alza a campanile e La Fuenti interviene. Ancora intervento provvidenziale da parte del portiere del Cisco Roma alla 28. Consumi da calcio d'angolo. Trova la girata di testa di Iacona. La Fuenti fa un miracolo. Tanto c'è un calcio di punizione commesso da Giglioli su Morbidelli. Calcio di punizione sulla destra. 29esimo minuto. 0-0 ancora il risultato. Partita comunque bella, piacevole. E sicuramente ancora aperta al di là del risultato, comunque due squadre che ci giocano a viso aperto questa gara. Amadio da Morbidelli, Morbidelli spalla la porta, è costretto a tornare indietro e dare ad Angelini, Angeletti scusate, allarga poi su Sola, Sola deve tornare indietro verso lo piccolo centralmente per Ciofani, Ciofani fa un vistosissimo fallo di mano, infatti è calcio di punizione assegnato al Figline con Peruzzi che accorda con Bettini una maggior attenzione al centro della difesa del Figline. Intanto Novembre che ha battuto già il pallone corto su Bettini, Bettini prova a lanciare per Fanucchi, Fanucchi mette giù di petto da Galbiati, Iacona, Iacona ancora ostacolato molto bene dal difensore Di Fiordo, poi subisce Fanucchi fallo da parte di Amadio. E adesso il calcio punizione con Galbiati sul pallone, il direttore di gara che va a indicare al giocatore delle Figline di fermare la sfera. Quindi sarà calcio di punizione, 15 al termine. Galbiati, Galbiati, tutti gli uomini delle Figline, movimento poco fuori dall'area, intanto Peruzzi di testa e mette fuori. Buon movimento di Peruzzi, Lorenzo Peruzzi. Uno dei giocatori più alti della Figline insieme a Fanucchi. E quindi Peruzzi che cerca di colpire di testa, poi viene chiamato dal mister Semplici che lo invitava a provare il tiro di piede, insomma della conclusione di piede. Insomma comunque ancora Figline in possesso palla, poi la Cisco Roma in qualche modo riesce, cerca di controllare al centrocampo con Bagalini, poi subisce fallo da Fanucchi, palla quindi alla squadra di casa con Lo Piccolo, poi Bagalini decide di battere il calcio di punizione su Balzano sulla destra, Balzano sul neo entrato Guglielmelli, va via Guglielmelli a Galbiati, poi perde il controllo della palla, c'è un tocco dall'ultimo di Bettini, ne fa laterale, quindi sarà ancora Cisco Roma con Balzano. Balzano prova a mettere al centro Bettini, salta più alto di Ciofani, di Ciofani scusate, e ancora un batti e ribatti, fallo di mano vistoso anche questa volta da parte di Morbidelli, palla però che rimane ancora in gioco con Angeletti, il lancio subito di Lo Piccolo verso Ciofani, Ciofani prova a servire Sola, Sola la conclusione centrale, interviene molto bene, interviene su Morbidelli Cristiano Novembre, intanto Fioretti subisce fallo ancora dallo piccolo. 32esimo, occasionissima, incredibile intervento di Cristiano Novembre che ha salvato il risultato in una delle azioni più nitide della Cisco Roma in questo primo tempo con Morbidelli
che da due passi si vede parare la conclusione da novembre. Un grande inizio, un buon inizio di Cristiano Novembre. Non avevamo dubbi sulle capacità del giovane portiere del Figline, ex Juventus. Ha giocato, si è allenato per una stagione intera con Gigi Buffon, quindi sicuramente una scuola importante per il portiere dei gialloblu. Quest'oggi chiamato a sostituire Stefano Pardini, portiere di esperienza, ex Ravenna, che sicuramente merita di difendere la porta del Figline quanto merita. Un grande applauso al portiere Novembre proprio per la capacità di stare in panchina e al momento in cui è stato chiamato subito ha dimostrato di avere grandi capacità. Non avevamo dubbi, soprattutto noi che lo seguiamo durante gli allenamenti e durante le amichevoli, delle capacità di questo giovane portiere. Classe 1987, insomma un portiere di sicure futuro. Intanto attenzione, Giglioli fa sponta ma lontana in qualche modo la difesa della Cisco Roma. Poi Peruzzi, la sua conclusione va direttamente tra le mani di Lafuenti. 34esimo minuto, 11 minuti alla conclusione del primo tempo, ancora 0-0. Molte le occasioni del Figline, ma la più nitida probabilmente è proprio quella della Cisco Roma, che ha sbagliato davanti a Novembre, o meglio Morbidelli si è visto parare la conclusione di testa da Cristiano Novembre in un intervento veramente provvidente al portierone della Figline. Intanto Guglielmelli prova a saltare due uomini, viene fermato poi adesso da Sereni, che allontana il pallone. Amidei, ancora buona l'azione da parte di Bagalini. Bagalini non sa cosa fare, poi prova a servire al centro. Peruzzi in qualche modo allontana, Galbiati ancora per Fioretti. Fioretti prova a tenere il pallone, lo fa abbastanza bene, riesce a difenderlo, poi a far partire sul lato destro Mugnaini. Mugnaini scende, palla al piede, poi vede il movimento di Iacona. Iacona non riesce a mettere a terra il pallone. Probabilmente era più giusto il movimento in contro da parte dell'attaccante della Figline, Ivan Iacona, invece atteso ad allargarsi il giocatore, costringendo così Mugnaini al passaggio un po' più veloce, più potente, per un controllo non felice da parte del giocatore della Figline. 10 al termine, 0-0 ancora il risultato, una partita vivace, una partita interessante alla ripresa del campionato dopo le feste natali. Soprattutto al giro di boa di questo campionato che vede il Figline in testa con il Viareggio. E Cisco Roma che dopo un inizio balbettante e con un punto di penalizzazione ha risalito la classifica arrivando in piena zona playoff, come probabilmente si merita una squadra che all'inizio del campionato era tra le accreditate a giocarsi la testa della classifica. Intanto sbaglia il passaggio Fanucchi, batti e ribatti al centrocampo, Consumi, Balzano lancio lungo, Ciofani non ci arriva perché ci arriva prima Bettini che fa buona guardia con Peruzzi. E intanto commette fallo il numero 8 Bagalini su Fanucchi. Mister Semplici abbastanza soddisfatto tutto sommato, visto anche le assenze. Dicevamo del viaggio di andata qui a Roma, che si affrontava una squadra difficile, quella della Cisco Roma, sicuramente, però un Figline che ha la miglior difesa del campionato e che quindi doveva soltanto provare a non prendere gol per poi cercare in qualche modo di tornare alla rete con anche Fioretti. Ci accuravamo al probabile esordio, era dato come probabile esordio, poi così è stato, in assenza di Emiliano Frediani e di Enrico Chiesa. Peruzzi che sale con palla al piede, prova il passaggio verso Iacona, troppo alto per l'uscita di Lafuenti in sicurezza. Lafuenti al rinvio, Morbidelli non ci arriva Giglioli, palla che arriva a Mugnaini, Mugnaini dà indietro verso Giglioli, Consumi, Consumi lancio lunghissimo a cercare Fioretti, Fioretti sulla sinistra, si vede levare le parole da Balzano che mette in fallo laterale. Serena adesso andrà alla battuta, ricordiamo lunghissima la battuta di Samuele Sereni, sfruttata benissimo sia con la San Giovanese che con il Gubbio.
Attenzione, palla che rimane pericolosamente davanti all'area della Cisco Roma, che poi Morbidelli riesce a togliere in qualche modo. Angeletti porta via palla al piede sulla sinistra, prova a lanciare per Ciofani. Ciofani poi non ha un buon controllo e quindi mette in possibilità Giglioli di riprendere il pallone, poi Costiano sulla sinistra per Sereni. Sereni, lancio lungo a cercare Iacona. Iacona fa da sponda per Fioretti. Fioretti riesce a mettere giù, fa un buon movimento, poi viene messo in fallo laterale da Balzano. 7 al termine, 7 minuti scarsi al termine, ancora 0-0. Maggior possesso palla della squadra gialloblu, però l'occasione più nitida è stata quella della Cisco Roma con Morbidelli, che si è visto parare. Attenzione Fioretti, Fioretti ruba palla, entra in aria e non riesce la conclusione, o meglio conclude fiacco su La Fuenti, che mette in calcio d'angolo. Piccolo, si è inserito Fioretti che da due passi ha concluso con il sinistro. Fioretti che ha sul piede sinistro un'occasione importante. Gabbiati, Peruzzi si gira, ancora La Fuenti, e sono 6 i calcio d'angoli battuti nel primo tempo dalla Figline, uno solo per la Cisco Roma. Galbiati, alto, Mugnaini salta, salva centro aria Balzano, e La Fuenti poi con calma recupera il pallone. 39esimo minuto, Figline che è davanti alla porta di La Fuenti, prima con una conclusione di Fioretti che ruba il pallone alla difesa, ma non sa sfruttare al massimo il conclusione, e poi la girata sul conseguente calcio d'angolo da parte di Peruzzi per l'intervento ancora importante e provvidenziale di La Fuenti. Peruzzi, buono Mugnaini, palla che va al centro del campo, molto bene il Figline, prova a liberare, colpo di testa di Fiordo. Balzano deve rincorrere il pallone, poi provare a lanciare, ci riesce molto bene Guglielmelli. Tiene giù Guglielmelli, si gira su Sereni, ma Sereni ancora lì, Guglielmelli salta, consumi, dice che non c'è fallo il direttore di gara, e onestamente c'era. Vabbè, comunque palla che adesso viene lanciata da Consumi, sbaglia il lancio e lo piccolo, poi rigestire nuovamente con calma il pallone. Buono Bettini fa su Ciofani, Consumi, Galbiati, Fanucchi. Porta il pallone sulla sinistra, ma ancora molto bravo Balzano. Poi incespica un pochino il numero 2 della Cisco Roma. Palla che quindi arriva a Iacona. Iacona. Iacona si ferma, deve dare a Mugnaini sulla destra. Mugnaini. Mugnaini tiene palla. Giglioli. Giglioli centralmente su Galbiati, vede proprio un corridoio. Bello il corridoio anche per Fanucchi. Entra in area. Entra in area Fanucchi. Forse dalla parte sbagliata la conclusione, c'è comunque un tocco da parte di La Fuenti, dovrebbe essere calcio d'angolo. Il primo assistente dice di no e quindi sarà rimessa laterale da parte di Angeletti. Sbaglia al centro Galbiati, possesso palla maggiore e quasi totale da parte degli ospiti del Figline. Adesso ancora prova a ripartire, sbaglia, però non ci arriva Giglioli. Angeletti, Angeletti da sola, sola deve dare indietro, ma sbaglia, un rimbalzo anche lo tradisce, quindi Galbiati. Galbiati prova il lancio, sbagliata anche questa volta da parte di Jacopo Galbiati, e può ripartire adesso Bagalini verso Ciofani. Ciofani si gira su Mugnaini, poi interviene Galbiati fallosamente su Ciofani davanti al direttore di gara. Galbiati chiede proprio al direttore di gara, che indica al direttore di gara che aveva preso il pallone. Non è dello stesso avviso il signor Magno di Catania, e quindi assegna un calcio di punizione, una posizione interessante per la Cisco Roma. Sul pallone va Bagalini. Bagalini alla conclusione, probabilmente diretta in porta, che sarà novembre, che va a posizionare ben 4 uomini in barriera. 3 uomini poi diventano nella barriera. Conclusione novembre, poi mette in calcio d'angolo Bettini. Secondo calcio d'angolo per la Cisco Roma. 6 battuti nella prima frazione di gara dalla Figline. È stato ancora però sullo 0-0 quando sono trascorsi 43 minuti, quindi 2